attenzione sulle ricchezze della Campania tra presente, passato e futuro, ma in realtà la Campania è presente al padiglione nel corso di tutto il periodo, nel corso del semestre in cui il padiglione Italia ospita le ricchezze delle nostre regioni, grazie a un progetto di collaborazione tra Expo e le regioni italiane, in cui queste ultime sono partner a pieno titolo, tale da poter rappresentare le loro ricchezze a un pubblico di stranieri. È stato per me un grande onore come Regione Campania avere avuto il compito dalla Presidente, dall'Assessore Fascione e dal Presidente De Luca di coordinare questi tre giorni insieme con l'Assessore Caputo che è qui presente per l'agricoltura. Cultura, turismo, territorio e agricoltura sono stati i nostri asset e fondamentalmente con il territorio abbiamo portato anche le nostre eccellenze campane del territorio dal punto di vista artigianale, dalla ceramica alla sartoria al corallo. E praticamente la nostra è un'offerta immensa e proprio per questo abbiamo ritenuto in questi anni di lavorare fortemente su un grande ecosistema digitale, un ecosistema digitale che fosse la casa della cultura, che potesse contenere il patrimonio culturale della nostra regione e consentire ai cittadini, ai visitatori, agli studenti, agli storici dell'arte, agli archeologi di poter conoscere la nostra regione, approfondirne i contenuti, gli elementi, l'offerta, la grande offerta culturale, ma soprattutto preparare il viaggio sia prima, sia durante, sia dopo la visita. Noi abbiamo organizzato degli incontri soprattutto per, come dire, enfatizzare la capacità delle nostre produzioni agroalimentari e la loro funzionalità alla salute umana. Siamo la regione della dieta mediterranea, dove è stata riconosciuta la dieta mediterranea, e noi stiamo cercando di declinare nell'ambito della dieta mediterranea, diciamo, questa particolare funzionalità delle nostre produzioni, anche per dare un supporto alle nostre imprese sui mercati internazionali affinché possano davvero essere recepite come aziende produttrici di prodotti che in qualche modo fanno bene alla salute. Siamo, come dire, molto ammirati nel vedere una programmazione così articolata, una promozione integrata veramente che la Regione Campania sta svolgendo attraverso il Padiglione Italia, quindi la partecipazione italiana ad Expo 2020, quello che è un contesto effettivamente globale, perché qui stiamo negli Emirati, ma siamo in un paese che non soltanto ospita quasi 200 nazionalità, ma ospita una manifestazione come Expo 2020, che è partecipata da oltre 190 paesi, per cui stare a Dubai in questa fase significa stare nel mondo, per la Campania significa mostrare e promuovere la sua offerta sia appunto in questa settimana, parliamo del territorio, parliamo della cultura, parliamo dell'agricoltura, sia del turismo naturalmente, sia poi più avanti, la seconda settimana, quella nella quale invece si promuoverà la ricerca, l'innovazione, la tecnologia della regione Campania. Quindi eccellenze della regione, del territorio, accompagnate da una amministrazione presente, vediamo, molto attiva, che si articola e che si rapporta anche in maniera efficace con le istituzioni nazionali presenti qui negli Emirati, perché è una ricetta sicuramente di successo. Pieces of the Italian handcrafting and work.